ma è significativo che io sia un cittadino, perché abbiamo scelto di seguire un percorso. Scusi, si può presentare Livio Loverso. Livio? Livio Loverso. Staccato. Allora, in realtà perché abbiamo fatto questa scelta? Noi stiamo agendo per andare a fare una delibera che va a cambiare alcuni articoli dello statuto del comune. Questo lo poteva fare in un minuto il nostro consigliere. Dopo che il lavoro legislativo che abbiamo fatto in comune era stato compiuto, bastava mettere in calce la sua firma e la cosa sarebbe già risolta. Noi abbiamo scelto di rendere questa operazione partecipativa per la cittadinanza, perché l'idea stessa che questo tipo di cosa deve essere portata avanti dai cittadini, perché sia usata dai cittadini. Quindi stiamo facendo un percorso di una delibera di iniziativa popolare, che alla fine del percorso vedrà in questo momento un voto in consiglio comunale. Questo è previsto dal regolamento di partecipazione che il Comune attualmente ha. Nei mesi scorsi abbiamo fatto le prime due fasi, che è quella di raccogliere 50 firme per chiedere al Comune semplicemente se quello che noi avevamo redatto formalmente, come forma proprio esteriore, era accettabile, ricevibile e su questa approvazione, il Comune stesso ci fornisce i moduli, infatti voi vedete quello che avete ricevuto è vidimato dal Comune stesso. Perché è vidimato dal Comune stesso? Perché noi dobbiamo raccogliere delle firme certificate. In realtà il certificatore è qui ed è stato autorizzato dal sindaco a farlo. La seconda parte di questo percorso è stata raccogliere 500 firme e noi in questo momento ci ritroviamo in questa condizione. Abbiamo depositato al Comune il secondo step, che è quello nel quale si chiede agli organismi del Comune, in questo caso ai Garanti. garanti del Comune, nella sostanza ciò che noi cittadini ti stiamo proponendo, amministrazione, è corretto? Va bene? Noi siamo ovviamente consapevoli che va bene perché abbiamo studiato lungamente a riguardo e siamo ragionevolmente sicuri che sia recepibile. Però abbiamo bisogno che il Comune stesso, e siamo a giorni attesa di questo responso perché loro avevano circa 2 settimane dal momento in cui abbiamo depositato le firme per risponderci e quindi dovremmo essere proprio in dirittura d'arrivo. Sulla sostanza, sul contenuto, questo ci darà la possibilità, ed è il motivo per cui l'abbiamo reso pubblico adesso e non prima, di partire con la vera raccolta delle firme, la vera campagna. Avremo bisogno quindi di portare non una firma, un solo consigliere che firma, ma 5.000 cittadini del Comune di Milano che sostengono che vogliono questo strumento, che sia introdotto questo strumento nella vita amministrativa e politica della città in cui vivono. Da domenica prossima ci troviamo all'Acquario Civico nel pomeriggio, iniziamo a fare questa raccolta di firme, che contiamo di portare a termine nel più breve tempo possibile, ovviamente. La conclusione, come vi anticipavo all'inizio, sarà un dibattito in consiglio dove in questo momento risiede l'unica potestà, quella degli eletti, che decideranno se l'opinione dei 5.000 cittadini a sostegno deve essere recepita oppure no, se ci sono eventuali modifiche, si spera che non vadano a stravolgere il testo, perché ovviamente a quel punto la nostra lavoro e fatica sarebbe stata vanificata, ma vigileremo perché questo non possa succedere. E entro l'estate siamo confidenti, abbastanza sicuri che Milano avrà una finestra di democrazia in più, che noi non stiamo legando a una nostra campagna specifica come Movimento 5 Stelle perché vuole fare qualche cosa come oggetto, ma proprio come strumento. Chiunque poi lo potrà usare.
indipendentemente ovviamente che sia del Movimento 5 Stelle. Se avete domande sul specifico tecnico, ovviamente esatto, siamo faccio qua. Faccio io una precisazione. Generalmente questa come modifica è un miglioramento di uno strumento di democrazia diretta che ai partiti non piace. Perché? Perché tu hai un referendum che permette ai cittadini di aggirare la politica, nel caso questa non sia d'accordo a un provvedimento che vogliono i cittadini e che magari l'amministrazione per interessi e per altri motivi vuole portare avanti. E l'esempio del pirogassificatore di Aosta è uno di questi casi. L'amministrazione lo voleva, i cittadini no. Ovviamente, dato che c'era un quorum, non parlava del referendum e invitava a non andare a votare. Eppure, per poco, i cittadini hanno superato il quorum e il pirogassificatore non verrà fatto. In realtà è un inceneritore di fatto. Proprio per questo la politica è stata aggirata. È stata bypassata, potremmo dire. È uno strumento vero a servizio dei cittadini. Quindi qui la palla, ed è anche il motivo per cui questa l'abbiamo impostata come una sfida alla nuova giunta Pisapia, tra virgolette, dopo le nuove modifiche, vediamo se c'è la volontà reale di condividere il potere. Partecipazione. E ora passo la parola a Silvana. Aspetta, credo ci siano domande. Già due. Allora, la prima rispondo io, la seconda tu perché è politica. Ok, vai, rispondi. Va bene. La prima è semplice. Chi nella pubblica amministrazione rigetta un atto lo deve motivare. Noi siamo qui, riceviamo il rigetto attuale, considereremo che cosa ci viene contestato e saremo sempre qui a riproporlo se necessario, con le modifiche che ovviamente non vadano a stravolgere l'obiettivo nostro di base. Anche perché va ben capito e inteso, questa è una battaglia che il Movimento 5 Stelle porterà in tutta Italia una volta che è passato qui. Per quello noi abbiamo la regione al fianco oggi. E per la... Oh, scusami. Non sono io, è lui che deve... Per il quorum è chiaro, cioè chi non partecipa può decidere di astenersi, ma non c'è nessun motivo per cui questi devono essere conteggiati insieme al no. Ora è questo il problema. Le elezioni, se non va a votare nessuno e un cittadino solo va a votare, vince quel cittadino. Però non è che non va nessuno a votare e rimane una cosa di minoranza. C'è un meccanismo che porta alla partecipazione. Poi i nostri partiti si sono impegnati proprio ad allontanarci anche dalle elezioni. Ma il meccanismo partecipativo, ovviamente scegliendo dei periodi che rendano il referendum utilizzabile, il referendum a parte nel 2011 con i 5 referendum di Milano si muove, che sono passati perché c'erano le elezioni nello stesso momento. In tutti gli altri casi in cui è stato provato ad essere utilizzato come strumento nel passato, da 20 anni a questa parte, non è mai passato. Perché quando era una proposta, raccolto le firme tutto e l'amministrazione non lo voleva, lo metteva d'estate. Però per paradosso, il referendum che passa per, con 100.000 firme, mettiamo veramente un caso assurdo, sì. È un po' una forzatura poi da un certo punto di vista. Sì, ma non accade. Cioè la partecipazione, anzi, è molto più alta quando si toglie il quorum. E questo ovviamente in tutti i paesi dove si vede che viene tolto il quorum è un effetto immediato, proprio aumentare la partecipazione. C'è un libro che è Più democrazia che raccoglie una serie di esempi in Svizzera dove paragona sullo stesso progetto, sulla stessa proposta, come cambia il comportamento dei cittadini dell'amministrazione nei paesi dove c'è il quorum e dove non c'è il quorum. E ovviamente si vede proprio come il caso era una base militare, una specie di bunker che andava costruito a confine con questi due comuni. In un comune c'era il quorum e in un altro non c'era quorum, proprio un caso di studio perfetto. Si vedeva come dove c'era il quorum l'amministrazione
silenzio, zitto, non si parlava niente di quello che stava accadendo. Nell'altra invece, senza il quorum, doveva intervenire, allora ha fatto campagne pubblicitarie, di informazione, ha coinvolto i cittadini e tutto. È chiaro, è andare verso una partecipazione maggiore. Quindi se una volta ogni 3 anni o una volta ogni 2 anni si va anche a votare dei referendum, questo deve diventare un comportamento normale del cittadino che viene coinvolto nella vita politica proprio della città. Vai. No, no, ma non tanto per le elezioni, assolutamente, sono piaciuti, questo è uno dei casi che voglio farvi proprio per... Esatto, referendum molto partecipati, era una... ma che ne è stato di questi referendum? Ecco, i referendum del 2011 di Milano si muove, bellissimi, hanno coinvolto la partecipazione, ha coinvolto i cittadini, uno strumento ottimo... Erano ovviamente favoriti dal momento elettorale, quindi i referendum nazionali e le amministrative. Ma cosa è successo dopo? I cittadini hanno vinto. Eppure era consultivo. L'amministrazione può decidere di farlo o non farlo o di come farlo in base ai propri interessi. Aspetta, c'è dietro di te. Aspetta. Noi lo stiamo facendo fuori come cittadini, il consiglio non, per noi non c'entra. Dopo, con calma. Sì, io quando si parlava in commissione affari istituzionali proprio della modifica dello statuto, io ho sempre fatto presente ai miei colleghi che guardate, un gruppo di cittadini col mio supporto tecnico come consigliere, stiamo lavorando a una delibera proprio per modificare per implementare gli strumenti di democrazia diretta. Qualcuno sembrava interessato, qualcuno no. È chiaro che persone possono essere interessate, ma quando poi in consiglio gli arriva la direttiva di partito dal capogruppo votano in un modo diverso, quindi non è affidabile come parere che ho visto adesso dalle persone. Una chiusura o un'apertura, discutiamo. Io spero venga preso in considerazione seriamente, soprattutto anche visto il periodo elettorale, i cittadini stanno dicendo chiaramente quello che vogliono e quello che non gli va più, quindi se fossi nella giunta io ovviamente terrei in considerazione come si deve una richiesta di modifica che verrà da 5.000 cittadini nel caso, quindi sicuramente sarà importante, anche conoscendo che è una campagna del Movimento 5 Stelle nazionale, ovviamente una volta che questo testo funzionerà. Qui è chiaro, lo estenderemo a tutte le città a partire da Parma, da quelle dove riusciamo a modificarlo in fretta lo statuto. E, poi il passaggio è avere il referendum deliberativo a livello nazionale. Ma qui ci parla, viene, insomma, domanda cattiva viene, nel senso che avete fatto quella campagna contro l'inceneritore, adesso l'inceneritore c'è per molte ragioni che non dipendono da voi, chiaramente. Paradossalmente però un referendum di questo tipo potrebbe proprio andare contro una decisione. Lì ovviamente è ancora più complesso, l'intera amministrazione volendo contrastare il referendum non è riuscita a farlo, ma lì poi si va in una casistica proprio complessa di come le multi-utility, queste SPA enormi, gestiscono le ex municipalizzate dei cittadini, togliendo alle amministrazioni qualunque potere di bloccare le cose. Quindi magari un referendum a livello regionale in quel caso, o anche nazionale proprio sugli inceneritori,